questo punto, senza appunto farci ammazzare, e spariamo così, ragazzi, guardate un po', inizio a hittare la Ike. Cioè, ragazzi, voi ipotizzate di giocare mid con questo coso, prendete il controllo della situazione. Ehi là, gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. Signori, questo video nasce totalmente a caso, ma è una cosa meravigliosa. Sembrava infatti che ci fossero un paio di bug, guarda caso, nonostante il fatto che la serie dei bug sia oramai finita. Tra l'altro, se vi siete persi l'ultimo episodio, andatelo a recuperare. Quando a un certo punto un ragazzo in chat dice: ma lo sai che questo brawler può colpire la torretta dell'assedio senza prendere danni? Capiremo poi dopo di che brawler sto parlando, ma io ho detto: what? È un bug per forza. E invece da lì è partita, ragazzi, uno studio di tutti i brawler in live, e abbiamo scoperto che tantissimi brawler riescono a distruggere letteralmente la Ike senza farsi neanche sparare. Ok, eccoci tornati sul nostro iPadino, ragazzi. Siamo con Shelly, perché proprio partendo da lei vi farò vedere tutti i brawler che sono in grado di fare questa cosa, che veramente io pensavo lo potesse fare un brawler o due, invece sono parecchi. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo tre modi semplici e veloci per supportare il canale. Il primo, lo trovate qua sotto, ragazzi, il mi piace, l'iscrizione, insomma, i classici metodi per seguirmi e per restare aggiornati sui prossimi video. Il secondo, ragazzi, ovviamente nello shop. Ieri, per voi che state guardando questo video, è uscito Sandy Golosone, e lunedì uscirà Semino Lunare, quindi ricordate di shoppare le skin sempre solo con il codice PR, ragazzi. Se lo utilizzate mi potete supportare gratuitamente. Tra l'altro, già che siamo qua, che fai? Non la prendi una free box? Eh sì che la prende la free box. Ti dà qualcosa? Eh no che non ti dà niente. Ultimo ma non per importanza, in descrizione il link per fare l'abbonamento su Twitch Prime, ragazzi. Non dimenticate che con quel link potete fare un login a un account Amazon Prime, che può essere anche di un amico. Un bacione! Ciao bello, grazie mille per i 7 mesi di resub. Ancora! Quarto mese di resub anche per The Victor. Un bacione pure The Victor. Ciao carissimo, grazie mille. Vi basterà andare sul canale, tasto abbonati, e avete un bel tastino con una coroncina che vi dice sabati gratis. Se vuoi, tac, tutti i vantaggi dell'abbonamento for free e supporterete il canale. Bene, detto questo, ragazzi, andiamo absolutely in modalità amichevole. Andiamo absolutely a pigliare assedio. In realtà, per questa prima parte del video va bene qualsiasi mappa, poi in realtà scopriremo che non è così. Andiamo sulla schermata brawler e iniziamo a dare le nostre condizioni. Infatti considereremo solamente i brawler che sono in grado, con il colpo normale, quindi non utilizzando i gadget, non utilizzando la super, di hittare la Ike. Ma attenzione anche qui, senza farsi colpire. Cioè, quello che deve essere il nostro risultato definitivo è: il nostro brawler vince la lane, va avanti e riesce a hittare la Ike senza dover sprecare ulti, gadget, potenziamenti ai compagni, senza farsi hittare, cioè senza nessun problema, con tutta la possibilità di tornare indietro, quindi creando di fatto un vantaggio all'interno di quella singola partita, senza però avere dei problemi dopo. Shelly, ad esempio, con il suo gadget arriva a sfiorare la Ike, ma deve entrare un minimo all'interno dell'area e farsi hittare. Ovviamente prende del danno, vi porta in una situazione di svantaggio, e inoltre vi chiede anche di utilizzare i gadget, quindi non è una soluzione ottimale. Colt, per quanto abbia molta gittata, seppur anche con l'utilizzo della seconda star power, non riesce nel suo intento. Stessa cosa vale per Brock, che pur utilizzando incendiario, che gli dà la possibilità di creare un'area dove si interrompe il suo colpo, quindi di fatto di andare oltre, arriva veramente a un filo dalla Ike, ma non riesce a hittarla. Giusto per farvi capire, guardate, cioè veramente manca un capello, ma niente da fare. Ve lo mostro perché credo che questo sia il brawler che si avvicina di più a hittare la Ike, ma di fatto non ce la fa. E pensare che una volta invece non era così, perché ce la faceva, ma fu nerfato. E allora cosa mi dite di tutti quegli altri brawler che riescono ancora tuttora a fare una roba del genere? Come ad esempio Tick, quello che ha fatto partire tutto questo gran casino.
Sì, ragazzi, tic, anzi, fermati. Penso sia l'unico caso al mondo. Utilizziamo la seconda star power. Tic è in grado di ittare la Ike senza entrare nell'area. Quando noi lanciamo le mine di Tic, avranno sempre la stessa posizione, cioè una avanti e due dietro, e quella davanti leggermente più spostata verso sinistra. Quindi se ci andiamo a collocare in questo punto, senza appunto farci ammazzare, e spariamo così, ragazzi, guardate un po', inizio a hittare la Ike. Cioè, ragazzi, voi ipotizzate di giocare mid con questo coso, prendete il controllo della situazione, iniziate a sparare, vedete che non sempre va a segno, però ogni tanto sì, iniziate a sparare e con tutta la calma del mondo, ragazzi, voi andate a tirare giù la Ike e, ripeto, senza farvi ittare. E appunto, utilizzando i colpi normali, risparmio la ulti, risparmio gadget, risparmio potenziamenti da parte dei miei compagni, risparmio tutto. Passiamo oltre, 8 bit con la sua gittata chilometrica comunque non ci arriva, Ems tanto meno, e il primo non ci arriva assolutamente, è un fisico. Ma degno di nota il suo gadget, questa cosa ve la dico più a scopo informativo in realtà. Ipotizziamo di essere in una condizione in cui magari voi dobbiate fare qualche ultima hit sulla Ike, e appunto con il meteorite ce la potete fare. E neanche qualche hit, perché stiamo parlando di un 6%, ragazzi. E oltre a ciò, calcolate anche che il primo può tranquillamente recuperare vita, ripartire, lanciare un altro gadget e arrivare già a un 12. E poi, se la matematica non è un'opinione, anche a un 18. Tac, guardatelo lì. Però ripeto, il primo non lo consideriamo. Barley è meno gittata di Tic, che comunque ve lo dico già, è il thrower con più gittata. Nonostante il fatto che abbia un raggio, non può fare danni. Tantomeno Pocio, Rosa, stecca. Se io vi dicessi che stecca può ittare la Ike, io non ci credevo all'inizio. Però ormai lo sappiamo, Rico è il brawler più forte del mondo. Rico worka, lo sappiamo, l'abbiamo imparato insieme durante le streaming. Quindi, in una mappa specifica che si chiama Cantiere, consiglio di utilizzare la prima star, mi raccomando, andiamo a fare un giretto sulle lane. Ipotizziamo, come sempre, di vincere la nostra lane. Riusciamo ad avanzare. Allora, innanzitutto vi dico che il gadget effettivamente già ci arriva. Però, come abbiamo detto prima, il gadget non vale. Comunque, se vi concentrate davvero tantissimo, ragazzi, potreste riuscire a hittare la Ike. Non è facile, ci va un po' di pratica, ma vi garantisco che ci sono riuscito prima. Dai, yeah. Eccolo, sì, ragazzi, non mi sembra vero. Hittate con molta molta calma, guardate che roba, fratelli. Ogni tanto qualche colpettino entra e effettivamente noi siamo completamente in una zona safe. È il più complicato, quindi entra nell'elenco di oggi veramente per il rotto della cuffia, anche perché, come vedete, si deve piazzare in un punto abbastanza specifico. Però può fare il suo. Oltretutto, con la star power fa pure più danni, quindi guardate quanto mi sono magnato. Questo francamente vi consiglio di provarlo e allenarvi un po', perché può essere un bel trick. Tra l'altro, ho visto che, a proposito di trick, il video precedente sui trick fatti nella Brawl Championship vi era piaciuto un sacco. Quindi, se vedo che vi piace, ragazzi, basta, diventiamo un canale di trick ufficiale. Ogni volta che scopro qualcosa di nuovo lo faccio sapere. Poi, Beryl lo possiamo tranquillamente mettere da parte. Penny, penso che in realtà per forza di cose debba un minimo entrare in classifica, perché il metodo più classico per fare danni alla Ike è il mortaio, ragazzi. Il mortaio di Penny, non devo essere io a spiegarvelo. Sì, è una ulti, ma è talmente tanto sgravato, è talmente tanto comodo per fare danni sulla Ike, che insomma, ve lo consiglio comunque in questo video. Carl non ci arriva, Jackie niente, Piper. Piper si potrebbe
citare, perché come sapete questo brawler ha la stessa identica gittata di Brock, solo che ovviamente non ha il gadget, o meglio la star power incendiario, quindi ovviamente i suoi colpi si fermano molto prima rispetto al Brock che abbiamo visto prima. Però Piper ha una cosetta: il gadget. Il gadget combinato in questo caso con la prima star power, guardate un po', arriva a ittare. E ripeto, siamo sul gadget, quindi non vale per la nostra classifica, ma è un 9%, quindi con 3 gadget, scusate, devo utilizzarlo, ecco, è molto semplice oltretutto ittare. E come potete vedere ci spariamo un 26%. È molto buono ragazzi, è un quarto di che, se la matematica non è un'opinione. E questa cosa può tornare utile in tanti casi secondo me. Quindi come nel caso del meteorite del primo, non posso fare a meno di segnalarvelo. Sono tutte cavolatine, però una volta che le sapete, quando poi vi trovate nella condizione di utilizzare quel determinato brawler in quella determinata modalità, lo potete applicare e magari fa la differenza tra una vittoria e una sconfitta. Bam, Frank, Bibi, vabbè, con la ultima non vale. Bea, Iris. Iris, itta con una facilità clamorosa la Ike, rispettando tutti i parametri che ci siamo detti. Oltretutto, sfruttando bene il suo colpo, ragazzi, anche se ci sono dei muretti a rompere le scatole, in questo caso qua veramente arriviamo a hittare con gran facilità. Poi è ovvio che se la mappa è aperta e proprio non ci sono rotture di scatole, possiamo arrivare a fare anche dei grossi danni. Però vedete, anche solamente con dei muretti che rompono, noi comunque ci arriviamo. Ma andiamo oltre. Mortis, ne vogliamo parlare. Forse con la ultima non ha senso usare la ulti di Mortis. Anzi, non ha senso usare Mortis in assedio, vi prego. E Tara, ragazzi, idem. E Eugenio. Eugenio, ragazzi, è un altro brawler che riesce a ittare assolutamente in maniera scialla la Ike. Oltretutto in questa mappa qua Genio potrebbe anche un minimo workare. Oddio, non lo so, dipende dalla comp più che altro. Come potete vedere, il buon Genio spara un bel colpettino e voilà, si arriva dritti dritti in cassa. Possiamo anche sparare un po' più storti. No, bisogna sparare per forza dritto per dritto. No, dritto per dritto, ok. A parte che forse avvicinandomi, ecco, itto più facilmente. Ragazzi, con tutta la calma del mondo, Eugenio si fa i suoi danni, ne fa pochi, forse questo è il suo deficit. Però ripeto, la condizione è: abbiamo vinto la lane, avanziamo, riusciamo a fare due cose contemporaneamente, fare un paio di hit e tenere comunque il controllo, perché rientrando i bulloncini ce li possiamo poi prendere tutti. Proseguiamo, sì, perché non abbiamo ancora finito. Max, Mr. P, Semino, Spike. Spike, ragazzi, riesce a hittare la Ike. E riesce sia con la star power spine flessibili, diciamo che con questa riesce a hittare anche se c'è un po' di muretti, riesce ad arrivarci un po' più facilmente, ma pure senza star power ci riesce in una maniera molto molto semplice, ragazzi. Oltretutto è molto molto regolare, perché il suo colpo forma di fatto un esagono con le spine. Non so se ci arriva con il gadget. No, il gadget assolutamente no. Comunque così, guardate un po', riesco sia da questo punto qua, tanta roba, sia da questo punto qui. Forse qua no, perché c'ho tipo il barile che mi rompe le scatole. No, in realtà anche col barile. LOL, anche col barile che mi rompe le scatole. Vedete, prendendo un po' la mira ci arrivo. Forse abbiamo finito. Corvo, Leon, Sandy, Gelindo, Energetico, Colette, tutti quanti diciamo innocui per la Ike. Quindi ricapitolando: Pic, Rico, Iris, Jin e Spike, 5 brawler, e non sono pochi, riescono a hittare la Ike senza gadget, senza ulti, senza potenziamenti strani e soprattutto senza farsi hittare a loro volta. Signori, spero che questo piccolo consiglio, questa piccola perla, vi possa tornare utile. Prendete in considerazione anche gli altri brawler citati durante il corso del video, come il primo o Piper, perché con il gadget possono arrivare a hittare e possono comunque fare dei buoni danni e fare la differenza. Con questo siamo giunti al termine, come al solito vi ringrazio, ci si becca alla prossima, un salutone e ciao ragazzi!